non so se conoscete una caratteristica della Madonna. Ne abbiamo parlato di alcune questa mattina, ce n'è un'altra, che la Madonna qui a Medjugorje manifesta fin dalla prima apparizione. Alla Madonna gli piace calcare. Non è una battuta. Dopo il 25 giugno 1981, dopo aver pregato il credo e sette paterave gloria, la Madonna intona il canto "Vieni, vieni Signore e puoi scompare". Sia sempre 16 febbraio, ho saltato un attimo, vado direttamente il 16 febbraio 1982. Siate sempre nella gioia. Poi la Madonna intona sorridendo il canto "Cristo nel tuo nome" e poi scompare. Alla Madonna gli piace cantare e ascoltare cantare. Allora andate nel Nuovo Testamento, vediamo se mi dite come inizia il Nuovo Testamento. Qual è il primo libro del Nuovo Testamento? Allora andiamo al Vangelo di San Luca. Vangelo di San Luca. In qualche Bibbia c'è anche all'inizio l'elenco dei libri della Bibbia e anche la dicitura, la divisione. Ci sono i libri del Pentateuco, la Torah, ci sono libri, nella nostra Bibbia ci sono libri sapienziali, ci sono libri profetici, ci sono libri storici nell'Antico Testamento. C'è anche nella... E noi pensiamo tante volte, introduco così diciamo do qualcosa su questa pietra della Bibbia, che tante volte noi magari la prendiamo in maniera sbagliata, la prendiamo come se fosse un libro di scienza, una volta era così, alcuni si fermavano alle prime pagine, prime battute del libro della Bibbia, che è la Genesi, e dicevano ma non è scientifico questo libro, è una favoletta, è un mito. Quanti atei ci prendono in giro perché pensano che noi descriviamo la creazione del mondo in quella maniera. Allora si è cercato in tutti i modi di giustificare, alcuni sono arrivati a dire ma sono le sette ere, le sette epoche, le sei epoche, dove prima, ecco, la creazione fu la luce, poi dopo tanti millenni si è creata la terra, eccetera, per giustificare un po', ma la Genesi ha tutto un... i primi passi hanno tutto un altro significato, sono libri particolari, hanno un sapore particolare. Ecco, non mi fermo a questo perché sennò mi sarebbe fatto un trattato sulla Genesi, però ecco, non sono, la Bibbia non è un libro di scienza, prima cosa. Secondo, per gli ebrei la Bibbia non è neanche un libro di storia. Perché? Nell'elenco che riporta anche la nostra, la Bibbia di Gerusalemme, quella nuova, con l'edizione della traduzione nuova, lo riporta, lo fa capire. Gli ebrei non hanno i libri storici. Li chiamano in un'altra maniera, profeti, profetici, libri profetici, dei profeti anteriori. Anteriori? Sì, prima dei profeti. I libri storici, quindi, per gli ebrei, sono anche questi profezia. È una parola che Dio vuole dare a me. Allora, certamente c'è un'interpretazione particolare. Io quando leggo quei libri
devo avere un'attenzione, devo sapere andare oltre le cronache, devo arrivare a comprendere anche attraverso il racconto storico di una guerra, di una battaglia, che cosa Dio voleva dire al suo popolo e soprattutto che cosa Dio vuole dire a me oggi, perché questa è la parola viva di Dio per me. Io la ritrovo, ho detto ieri che aprendo il Vangelo io sento il battito di Gesù, il suo cuore, la sua volontà, il suo amore, l'amore che Dio ha per me. Possiamo definire la Bibbia la storia di un innamorato che insegue pazzamente la sua fidanzata, la sua innamorata, e non si ferma finché non l'ha raggiunta e non gli ha conquistato il cuore. E quell'innamorata siamo noi, quella fidanzata siamo noi. La Bibbia inizia con una domanda: Adamo, dove sei? E finisce con la gioia di Dio che vede scendere la sua sposa dal cielo, tutta bella, tutta donna, preparata per il suo sposo. E andiamo allora, ritorniamo a San Luca, capitolo 1. Versetto 26 e seguenti. Adesso viene Rita e leggerà, anzi proclamerà il Vangelo. Da qui sì, che c'è il microfono, anche se va e viene per la tensione, si sentirà qualcosa in più. Poiché non conosco uomo. Le rispose l'angelo: